Buongiorno a tutti, buona domenica 13 settembre 2020, siamo alle 8:30 più o meno in questo primo video, perché poi dopo questo ne faccio un secondo, poi ci facciamo una pausa, poi ci dedichiamo a guardare la MotoGP e Formula 1, vediamo che succede in Formula 2, se Mick Schumacher prende qualche altro punticino che è arrivato in testa al campionato di Formula 2, ma veniamo appunto al basket, Lega Supercoppa, giornata 5, quindi siamo solo una partita dalla fine del girone. Brindisi e Spugna, il campo della vittoria Libertas Pesaro per 84 a 70. Pesaro allenata da Jasmine Repescia, ieri l'ho scoperto, lo stesso Repescia che ha allenato l'Olimpia Milano qualche anno fa. Ma veniamo ai punteggi: 23-20, 9-24, 18-28, 20-12. Nella top 3 abbiamo solo giocatori di Brindisi: Harrison, Wills e Thompson, 19-15 e 15 punti. Quindi che dire, Brindisi a questo punto cerca di fare il possibile, come un po' abbiamo sperato tutti quanti noi pugliesi. Infatti ora la situazione è Sassari, 4 vinte, una persa, Brindisi Pesaro, 3 vinte, 2 perse, Roma ormai al capolinea, andata con 0 vinte e 5 perse. Ora l'ultima partita che si giocherà sarà domani, sarà Brindisi-Roma. Diciamo che sulla carta, Brindisi è favorita. Dall'altro lato ovviamente avremo Sassari-Pesaro. Quindi insomma per questo girone, gruppo D, si deciderà tutto alla fine, infatti. Ma meglio così, no? Insomma, visto che ormai Roma non ha vinta neanche una, penso che voglia vincere proprio contro Brindisi, sai che causa? Voglio sapere, è giusto, abito, è giusto. Quindi chiudo il collegamento ribadendo: Brindisi espugna il campo della vittoria, Libertà spesa per 84-70 e spera ancora in un posto per i playoff. Grazie a tutti, ci vediamo tra un pochino per parlare della super buona e la super bionda Mandy Rose. Ciao a tutti, alla grande, alla prossima. Ciao amigos, alla grande, ciao.